quest'estate, parlando principalmente ad alcune persone che ci stanno seguendo da casa e che ascolteranno in registrazione questo incontro. E il Signore sta dicendo: comincia a prendere sul serio il battesimo col quale ti ho battezzato. Io ti ho immerso nel fuoco e tu, Chiesa, hai deviato il tuo sguardo per darti a cose che sono secondarie al mio regno. Torna a me e torna al mio spirito. Prendi sul serio il battesimo dello Spirito Santo. Prendi sul serio la mia promessa. Amen. E comincia a vivere la tua eredità che stai trascurando. Il Signore sta parlando ad alcune persone a casa che sentiranno forte per loro questa parola. Prendi sul serio il mio battesimo. Prendi sul serio il battesimo nel mio spirito. Ricorda le mie promesse. Amen. Bene, questa sera, come avevo accennato oggi sul post su Facebook, parleremo di un tema interessante e molto particolare che riguarda l'ascoltare la voce di Dio. Amen. Quindi qualcosa di pratico, ok? Non di teologico, perché la teologia mi interessa fino a un certo punto, ma vedremo alcuni riferimenti biblici su questo, ma soprattutto parleremo dell'esperienza che riguarda proprio l'ascoltare la voce di Dio, la voce dello Spirito. E il primo passo che volevo condividere con voi è un salmo, che è il salmo numero 115. Salmo 115, dal verso 3 al versetto 7. Noi sappiamo che il rapporto che Dio cerca con noi è un rapporto di relazione, non di religione. Dicevo alla conferenza, ma l'avevo condiviso già altre volte, il confine tra lo spirituale e il demoniaco è molto sottile. E questo è qualcosa che noi dobbiamo imparare. Il confine tra il mondo delle tenebre, il regno della luce, è molto sottile. E è molto facile, se non c'è un discernimento, passare da un'esperienza guidata dallo Spirito Santo a un'esperienza in cui non solo non c'è lo Spirito di Dio, ma possono esserci addirittura degli spiriti maligni. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, sì. Se lo trovo, credo sia Apocalisse 19. No, 18. Non se lo trovo, sono velocito a voce. Diciotto. Verso 1 e seguenti. Qui si parla di Babilonia. Babilonia nell'Apocalisse non rappresenta tanto una città, ma rappresenta un principio religioso che è in contrapposizione a quello della Gerusalemme celeste. La Gerusalemme celeste è scritto nell'ultimo passo dell'Apocalisse, scende dal cielo, mentre Babilonia è il principio della Torre di Babele. La stessa parola Babilonia viene da Babel, vuol dire confusione. Ed è un principio che invece si innalza dalla terra verso il cielo. Babele fu costruita come
come il principio religioso, cioè qualcosa che dalla terra si innalza verso il cielo per raggiungere Dio. Quindi lo sforzo umano che cerca di raggiungere Dio attraverso le proprie opere è quello che viene chiamato, che noi conosciamo come opere, come sforzo umano. E sappiamo che Dio interruppe la costruzione della Torre di Babele. Grazie. Invece ciò che Dio fa scende dall'alto. Lo vedremo dopo, in Giacomo è scritto che la sapienza che viene da Dio scende dall'alto, mentre il principio religioso scende dal basso. E questo è un principio molto importante perché la differenza tra il vero Vangelo e il falso Vangelo è esattamente questa. Il vero Vangelo è ciò che l'uomo fa per Dio. Il falso Vangelo. Il vero Vangelo è ciò che Dio ha fatto attraverso suo figlio per l'uomo. Scende dall'alto, Paolo dice agli Efesini, e questo non viene da voi, è il dono di Dio. Ciao Paolo. Lo ripeto, questo non viene da voi, è il dono di Dio. Troppe volte invece, per non dire spesso, il Vangelo che viene predicato è un Vangelo che parla di ciò che tu devi fare per Dio. A volte è mascherato in ciò che tu puoi fare per Dio. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché è vero che Dio lavora attraverso di l'uomo, tutto ciò che Dio fa lo fa attraverso l'uomo, ma l'uomo è un canale che rilascia ciò che lo Spirito Santo deposita dentro di lui, ma tutto ciò, dice la Bibbia, procede da Dio, Giacomo dice dal Padre degli astri luminosi in cui non c'è ombra di mutamento. Invece il principio di Babilonia è quello che è in opposizione a Dio, anche se parla di Dio. Quegli uomini che costruirono Babele in Genesi volevano raggiungere Dio. E questo è il principio massonico e questo purtroppo è il principio di molte chiese. Voi dovete imparare a discernere questo. Quando è il tentativo dell'uomo di spingere l'uomo verso Dio, è un principio maligno, è un principio satanico. Tutto ciò che si innalza dalla terra viene dal diavolo. Paolo dice nella seconda lettera ai Corinzi che noi dobbiamo demolire le fortezze, cioè i ragionamenti. In questa conferenza sono cadute molte fortezze. E dice, attenti, e tutto ciò che si eleva con orgoglio, che si eleva con orgoglio contro la conoscenza di Cristo. Questo principio dell'elevazione è un principio presente in tutte le religioni ed è demoniaco. Sarete come Dio. È il primo inganno del diavolo. Tutte le religioni propongono un cammino di purificazione, di crescita per raggiungere Dio. Purtroppo anche il cristianesimo lo fa, ma non il regno di Dio. Il cristianesimo lo fa attraverso i sacramenti, attraverso i percorsi, attraverso i pellegrinaggi nel mondo cattolico, ma anche nel mondo evangelico. Il fatto di spingere a fare, fare, fare per raggiungere. Un bambino per crescere non fa niente, si nutre semplicemente, viene curato. Se vi ricordate, Gesù ha detto: chi può aggiungere con il proprio sforzo un cubito alla sua statura? Chi pensa di poter con il suo sforzo, con il suo affanno crescere? Quindi quando noi troviamo Babilonia, Babilonia è l'opposto della Gerusalemme celeste. La Gerusalemme celeste scende dal cielo, da Dio, come una sposa adorna per il suo sposo. Invece Babilonia si erge dalla terra. Addirittura l'anticristo nel libro dell'Apocalisse è chiamato la bestia che sale dal mare, poi c'è un'altra bestia che sale dalla terra, sale, si innalza. La costruzione di questa città, che non è una città fisica, è un principio religioso, viene costruita fin da dopo il peccato di Adamo. Gli uomini hanno cominciato a costruire Babilonia e ancora costruiscono Babele. Gesù invece è venuto a portare un regno che non è di questo mondo. Quando Gesù ha detto a Pietro, lo meditavo oggi, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Le chiavi del regno dei cieli sono il Vangelo. Il Vangelo è quello che apre il regno dei cieli. Quando tu ascolti il Vangelo e credi al Vangelo, entri nel regno di Dio nascendo di nuovo, passando attraverso la porta. Che Gesù è. Bellissimo, volevo dirvi alcune cose, non è questo l'argomento, ma sento di doverlo dire. Questa Babilonia
Anche la Chiesa purtroppo può far parte di Babilonia, non della sposa. Non tutta la Chiesa è la sposa di Cristo. La Chiesa può essere la sposa, la Chiesa può essere la concubina, la Chiesa può essere la prostituta. Sono tre figure che il libro dell'Apocalisse, la Bibbia in generale ci dà. La sposa è la fidanzata dell'agnello, è quella che segue l'agnello. La concubina è quella che sta con l'agnello per ciò che può averne incontro, per ciò che può dare l'agnello. Vuole le sue cose ma non vuole lui. La prostituta è quella che tradisce l'agnello. Lo tradisce col potere politico, lo tradisce con un sacco di cose. E questa Babilonia è chiamata in 17 verso 5 Babilonia, la grande, la madre delle prostitute, delle abominazioni della terra. E al capitolo 18 dice così il verso 1, Apocalisse, l'ultimo libro. Dopo queste cose vidi discendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore e gli gridò con voce potente, scusate, è caduta Babilonia la grande, attenti qui, è diventata ricettacolo di demoni, è divenuta ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo. Rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. In tanti anni, coinvolto nella liberazione, io ho fatto liberazione a persone che hanno preso demoni nelle chiese. Quando una chiesa che nasce sotto l'unzione e la presenza dello Spirito Santo perde quello, spiriti immondi prendono il loro posto. Prima c'era vita e dopo c'è morte. Prima c'era lo Spirito Santo, dopo agiscono spiriti di controllo, di manipolazione, spiriti di menzogna, spiriti religiosi, spiriti di morte, spiriti di malattia. Ecco perché noi dobbiamo discernere. Tutto questo dipende da quale seme semini. Il seme che semini è il frutto che porti. Se tu semini il grano, avrai grano, se tu semini zizzania. Zizzania non è l'inimicizia tra le persone. La zizzania è una pianta che è simile al grano, se ce l'avete presente, ma non ha il chicco. Paolo dice che la religione ha l'apparenza della pietà, ma non ne ha la potenza, non ha la sostanza. Ti nutri e non ti sfami. Cerchi la parola e non la trovi. Cerchi l'unzione e non la trovi. Noi dobbiamo stare sempre attenti a tenere il Vangelo pulito, perché dove predichi il Vangelo lo Spirito Santo segue, ma dove predichi un altro Vangelo un altro Spirito segue. E questo è molto importante. So perché sono arrivato qui, ma si vede che dovevo. Al Salmo 115, al verso 4, al verso 3 dice così. Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Si può predicare un Dio che opera delle mani dell'uomo e non un Dio di rivelazione. È il Dio che noi costruiamo, l'immagine che noi abbiamo. A volte Gesù purtroppo viene presentato come una figura che è fatta da mano d'uomo, ma non ha niente della rivelazione che la scrittura ci dà. Attenti, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano e la loro gola non emette alcun suono. Notate questo, la prima cosa su cui Dio mette l'attenzione è il fatto che gli idoli non parlano, mentre Dio parla. Paolo dice la stessa cosa nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, verso 2. Prima lettera ai Corinzi, ce l'ho a pagina 1141. Grazie. 12 verso 2. E ne parla, attenti, nel capitolo in cui si parla dei doni spirituali. Perché i doni spirituali, nella maggior parte, almeno 6 su 9, hanno a che fare con la voce dello Spirito.
La tua bocca diventa la voce dello Spirito. Quando tu dai una profezia, è la voce dello Spirito. Quando dai una parola di conoscenza, è la voce dello Spirito. La parola di sapienza, è la voce dello Spirito. Un messaggio in lingue, è la voce dello Spirito. L'interpretazione delle lingue, è la voce dello Spirito. E Paolo dice, voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro gli idoli muti. Notate che l'attenzione è sempre sul fatto che l'idolo è muto. La religione parla di un Dio che non parla, dove deve parlare l'uomo perché Dio non parla. Secondo come vi si conduceva. E poi dopo parla invece dei doni dello Spirito. Nelle lettere, capitolo 2, capitolo 3 dell'Apocalisse, si parla delle lettere alle sette chiese e ogni lettera finisce così. Chi ha orecchi oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il Dio che ha creato il cielo e la terra è un Dio personale, è un Dio che parla. Noi siamo creati nella sua immagine perché parliamo, a differenza degli animali, che sono creature di Dio, ma non sono nella sua immagine. Prima perché non hanno lo Spirito e poi perché non parlano. Noi abbiamo la parola che è creativa come Dio. Ok, ecco perché possiamo essere, siamo stati creati per essere i suoi ambasciatori sulla terra, i suoi rappresentanti legali sul pianeta, per governarlo come lui governa i cieli, attraverso la parola. Adamo, prima di lavorare con fatica e sudore dopo il peccato, lavorava attraverso la sua parola. Un esempio, vai agli animali e dai il nome a tutti gli animali della terra, il governo della parola. Era arrivato là perché parlavo della relazione, la differenza tra la religione e la relazione. In una relazione ci sono due persone che comunicano. In tutte le relazioni, una relazione è fondata sulla comunicazione. Quando c'è un problema di comunicazione, c'è un problema di relazione. State attenti qui. Tutti i problemi di relazione tra persone sono problemi di comunicazione. Tutti. Il diavolo quello che fa è interrompe o altera la comunicazione. Non so se avete mai fatto caso quando Gesù diceva una cosa e gli apostoli ne capivano un'altra. Lui diceva, parlava del lievito dei farisei e loro dicevano: perché non abbiamo preso i panni. Spesso succedeva. Perché accadeva questo? Perché il diavolo viene per alterare sempre la comunicazione. E quando tu alteri la comunicazione, alteri una relazione. Ora, per esserci una relazione, attenti, ci deve essere un parlare ed un ascoltare. Il segreto del profeta non è parlare, il segreto del profeta è ascoltare. E invece noi concepiamo la preghiera sempre come parlare, ma poco come ascolto. Mentre la preghiera principalmente è ascoltare. Voglio raccontarvi un episodio su questo. Forse qualcuno di voi conosce la persona di cui parlo, ma ovviamente non farò il nome. A casa non sanno nemmeno l'episodio, quindi non c'è il rischio che si è violata la privacy. Capite qualche la chiamano privacy, quando si chiama privacy. In inglese si chiama privacy. Comunque, privacy. Alcuni anni fa, un venerdì sera, avevamo un incontro di lode e adorazione. Una sorella della chiesa mi chiamò, che un parente suo, che era nella nostra comunità, aveva avuto un gravissimo incidente poche ore prima sul lavoro. Era caduto, si era letteralmente aperto la testa. Partimmo tutti, ovviamente interrompemmo il culto, partimmo per una città della Toscana dove fu ricoverato. Arrivò praticamente quasi morto. E noi arrivammo e ci vennero incontro dicendo che il cervello era ormai già duro e che quindi le speranze erano ridotte al niente. Noi ci mettevamo a pregare, eravamo 4, ci mettevamo a pregare fino alle 4 di mattina, per 4 ore. Alle 4 di mattina ci dissero che il cervello aveva ricominciato a pulsare. Però ovviamente era uno stato vegetale. Ci dissero che si era ricominciato a pulsare, ma il danno, il tempo per cui il cervello non ha funzionato e non è stato erorato è stato talmente lungo che i danni ormai sono irreversibili. Quest'uomo rimase come un vegetale, completamente vegetale. Io mi tornammo indietro e non lo vidi più. Questo successe prima di Natale. Nei primi giorni di gennaio avevamo informazioni ovviamente dai parenti. Io decisi di comprare la gatta che ho attualmente e cercai, mi piaceva il persiano, di regalarla a Samuele. Mi sono sempre piaciuti i gatti come animali, sono tranquilli, poi a me il cane mi agita. Già sono agitato di mio, mi ci vuole un gatto di tranquillizza. C'ho già la Mettini poi, quindi ho bisogno di un animale rilassato. Allora andai su internet
andai su internet e lo trovai. Se lo cerco in Toscana, ma ne trovai tantissimi di gatti. Però ne trovai, cioè, un gatto bianco, mi piaceva, una gatta appena nata, ok. Così che stavo, io andammo in due a prendere questa gatta. Ascoltate cosa fa Dio. Io avevo cercato un posto in particolare, avevo cercato una gatta. Andiamo a prendere questo gatto e a un certo punto era sera. E affacciandomi dalla finestra, mentre la proprietaria compilava il pedigree, sai, tutti i fogli, mi affacciai e vidi le luci dell'ospedale, che era proprio la città dove era ricoverato questo uomo. Ma io non volevo andare lì. Però mi ritrovai lì e la casa era esattamente sopra l'ospedale. Allora disse alla persona, era con me, ma perché mentre entriamo non andiamo a trovare... Andammo e lo trovammo in rianimazione. Pupille dilatate, completamente, sembrava morto, era fermo, non so quante settimane era, uno stato vegetativo. E lì c'erano medici, andavano, tornavano, c'erano 6 o 7 persone sui lettini di rianimazione, non c'era separazione, quindi le persone andavano, venivano. Noi cercavamo di parlare, ma non c'era ovviamente nessun tipo di risposta. Allora io disse alla persona, era con me, perché non preghiamo per lui? E lì ovviamente c'erano persone, andavano e venivano, non importava, accidente. Ci mettiamo a pregare in lingue. Sommessamente, non è che tipo metti sciacala passanda, ti pigliano e ti buttano fuori, giustamente. Allora bisogna essere saggi in alcune cose. Ci sbagliato le pagine. Sì, ci portavano in neurologia subito, eravamo ancora lì. E io a un certo punto, mentre chiudevo gli occhi e pregavo in lingue, ebbe una visione interiore di una coppa piena di olio dorato e profumato, caldo, me lo ricordo ancora. Dentro il mio cuore, che mentre pregavo in lingue si rovesciava su di lui. Una visione pacifica così bella. Io ho ancora davanti questa coppa piena di olio, sembrava miele, profumato, caldo. E mentre scendeva lo Spirito Santo mi suggerì una preghiera molto calma e particolare che io dovevo solo seguire mentre quasi sgorgava, anzi non quasi, sgorgava da dentro il mio spirito. Era una preghiera che parlava di restaurazione, mi ricordo, dei centri nervosi. Non era una preghiera, perché io avevo fatto una preghiera di guarigione o di resurrezione, un miracolo, invece parlava, era così precisa, di restaurazione di alcuni punti. Finì e non era accaduto niente. Niente squilli di angeli, né trombe, non era venuto un cherubino a scuotere il letto, non era successo niente, però io sapevo nel mio spirito che io avevo pregato quello che lo Spirito Santo mi aveva suggerito. E andammo via. La mattina dopo mi arrivò un messaggio da una parente di questa persona, che la mattina dopo era andata a trovarlo e mi disse: sono andata a trovarlo come sempre, solo che quando sono entrata in rianimazione l'ho trovato seduto sul letto che beveva un caffè e mi ha detto: ieri sera il mio pastore è venuto e ha pregato per me. E oggi questa persona è viva e sì, fa la sua vita. Ti dico questo al di là del miracolo, per farvi capire quanto è importante seguire la voce dello Spirito Santo. Invece noi spesso ci rendiamo quasi indipendenti da Lui, perché abbiamo paura di dipendere da Lui. Ma la Bibbia parla dell'ascolto della voce di Dio. Io mi sono convertito, anche se io odio questa parola, io ho conosciuto Gesù perché Dio mi ha parlato prima di nascere di nuovo. E quanti dicono io non riesco a sentire la voce di Dio, vi assicuro che io ho sentito la voce di Dio ancora mentre ero uno dei più bravi bestemmiatori di Piombino. E Dio mi ha parlato e ti parla dentro il tuo spirito. E a proposito di questo voglio farvi vedere una cosa che si trova nel libro dei Proverbi, metà della Bibbia, prima dei Salmi, subito prima, scusate, dopo i Salmi, scusate, dopo il libro dei Salmi, Proverbi capitolo 20 verso 27. Proverbi capitolo 20 verso 27. Proverbi 20 verso 27. C'è
l'avete? Lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore che scruta tutti i recessi del cuore. Lo spirito dell'uomo è una lampada, una lucerna del Signore, cioè il luogo dove la presenza e la guida. La lucerna cosa serve? A guidare. E il Salmo 119 dice: la tua parola è una lampada ai miei passi. Da dove arriva la parola, la lampada del Signore? Nello spirito dell'uomo, non nella testa e non nelle orecchie. Quello che parla nella testa e nelle orecchie è il diavolo o la suocera. Il Signore parla nello spirito. E stasera vi dirò qualcosa, per quello che è possibile, come riconoscere la voce dello Spirito Santo. La prima cosa da fare è abbattere una fortezza che probabilmente c'è nella vostra mente e l'avete sentita appena io ho cominciato a parlare di questo che è: io non sento la voce di Dio. Dove sei? Tu a casa l'hai pensato, Tomas. Io ho difficoltà a sentire la voce di Dio. Molti credenti hanno questo problema. Allora, è un problema finto. La prima cosa da fare è buttare giù una fortezza. Le fortezze sono ragionamenti contrari a quello che Dio dice, quindi menzogne. Prima fortezza da battere è bugia. Noi non solo possiamo, ma ascoltiamo la voce di Dio. Ve lo faccio vedere, Giovanni 10, il Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Verso 1. Sapete, quando cadono le fortezze si apre una via a qualcosa che prima era difficile. Devono cadere le fortezze, semplicemente. Le fortezze sono tutte le menzogne che il nostro io o il diavolo o quello che noi crediamo, quello che ci hanno detto, ha creato nella mente. Come le mura di Gerico, devono crollare. Quando crollano, quando senti la verità, crollano. Okay? Allora quello che prima non succedeva, succede dopo. Ci siete? Giovanni 10:1. In verità vi dico. Quindi se lui dice che in verità, è in verità. Che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, che è Gesù ovviamente la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, un brigante, ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, attenti, e le pecore ascoltano la sua voce. Non dice che le pecore possono ascoltare. Non dice che qualche pecora, non dice che quelli spirituali, non dice che pastori, dice che le pecore ascoltano la sua voce. È difficile per una pecora sentire la voce del pastore? No. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Allora, poi dice, aspetta. Quando ha messo fuori tutte le pecore, va davanti a loro, eccetera. Ma, 5, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Quando tu impari ad ascoltare la voce di Gesù, quando senti un altro Vangelo, quando senti una cosa camuffata, la riconosci subito. Quando Paolo sentì quella donna negli Atti, Atti 16 o 17, non mi ricordo, che gli andava dietro e gridava: questi sono i servi del Dio Altissimo. Diceva una cosa vera, ma lui non riconobbe la voce dello Spirito. Sentì che quella voce era dal diavolo, anche se diceva le cose giuste. Se noi non impariamo a riconoscere la voce di Gesù, saremo ingannati. Il discernimento degli spiriti è esattamente riconoscere questo. È una capacità che dà lo Spirito, non è un frutto di uno sforzo umano. Verso 7. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Verso... No, basta, solo questo volevo leggere. Basta. Quindi, ogni pecora di Gesù deve aspettarsi, non può, deve aspettarsi di riconoscere la voce di Gesù. Ora, quando Gesù era sulla terra, le persone udivano la sua voce fisica. Oggi noi non udiamo la sua voce fisica, perché Gesù in corpo è tornato al Padre. Però possiamo udire la sua voce lo stesso.
E la sua voce è questa, sempre Giovanni, poco più avanti, 16 verso 12. Ci siete? 16 verso 12, Giovanni 16, 12. Ho ancora molte cose da dirvi. Ok, numero uno, Gesù c'ha un sacco di cose da dirci. Ok? Ma non sono ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Chi ci guida è lo Spirito Santo. Noi dobbiamo, non solo possiamo, ma Dio vuole che siamo guidati dallo Spirito Santo. E ascoltate, ascoltare la voce dello Spirito non è uno sforzo. Ascoltare la voce di una persona non è uno sforzo. Come faccio ad ascoltare stasera Walter che parla? Basta che tu stai lì e lo senti. Quando la senti, poi riconosci che la voce è la sua. La stessa cosa avviene con Dio. Se tu stai vicino al Signore, ma vicino al Signore non che perché fai qualcosa, perché Dio è dentro di te, dovunque tu vai, ok? Ma imparare a riconoscerla. Dov'è la difficoltà? Che Dio non grida. Nel libro di Isaia ha scritto, egli non griderà nelle piazze, non farà udire in piazza la sua voce. La voce dello Spirito Santo è una voce calma, sommessa e tranquilla, perché lo Spirito Santo è uno spirito di pace, parla in un modo pacifico. Il modo migliore per sentirlo è che tu sia nella pace, che tu impari a dimorare nella pace e Dio parla. Ora attenti, ci sono alcuni che Dio gli parla 50 volte al giorno, sempre. Dio mi ha detto, ti amico non sai, Dio mi ha detto in mia rella. Non è che il Signore ti rintrona il cervello dalla mattina alla sera, ma Dio ti parla in dei momenti particolari. Io oggi faccio l'insegnante perché Dio mi ha parlato un giorno. Attenti. Dio ti parla quando parla di te, mettendo fuori le cose che sono già dentro di te. Questo è un segreto per capire. Anche quando Dio ti parla in profezia da parte di qualcuno, ricevi una parola. Dio non fa altro che dissotterrare. Scusate, l'allergia alla mettini. Scusate, e scusatela più che altro. Dio dissotterra ciò che è già dentro di te. Ad esempio, io dalle superiori desideravo, io ho studiato per diventare un insegnante. Alcune situazioni familiari, più che altro, di lavoro, problemi, mi avevano gioco forza allontanato da quello, perché ho dovuto lavorare durante il percorso universitario. Io lavoravo in acciaieria, soprattutto l'ultimo anno della laurea, io ho fatto la tesi di laurea la sera alla fine dei 2:10 la facevo. Andavo in un'officina, facevo il lavoro, chiesi se potevo fare il lavoro di 8 ore in 6, ammazzandomi, e avere 2 ore libere per andare nell'ufficio del capo. Trovai favore da parte di Dio, perché il capo reparto mi disse vai nel mio ufficio. Infatti quando io consegnai la tesi c'erano ancora le ditate nere, e lavoravo ai treni, facevo l'attrezzista ai treni. E quindi poi alla fine, dovendo lavorare per mantenermi, fare l'abilitazione altri 2 anni diventava un problema e l'avevo accantonato. E cominciai a fare di tutto. E a volte noi scambiamo l'umiltà per scuse che ci raccontiamo. Ho fatto di tutto, sono andato a pulire i bagni, ho fatto di tutto. Tutti lavori nobili, per carità, però non erano quello che io avevo in cuore. Però mi sono sempre adattato. E tutti i lavori che cercavo accadeva qualcosa per cui finiva. Tutti. O chiudeva l'azienda, ma addirittura disastri terribili. O i treni persero, non mi ricordo, una partita di rotaie per l'Austria, ridussero il personale, andai all'alto forno, per l'alto forno ridussero anche i vetri. Insomma, alla fine ero l'ultimo, grazie al fratello della chiesa, girando tutta la Val di Corna a bussare a tutte le aziende, trovai dalla Sider Piombino un buon posto, facevo il tornitore. E poi nei momenti liberi andavo a togliere i grassi ai denti della cuocheria, sai, ai rastrelli della cuocheria, il lavoro d'oro. E un giorno, mentre ero lì, stavo pulendo con la vaporella a 100 gradi, si girò la punta e mi sparò praticamente il vapore a distanza sullo stinco, mi tolse 3 strati di pelle e mi fuse
l'impermeabile, quelli gialli, sai, incerati, me lo fuse sulla ferita. Cosa piacevolissima. Sì. E io mi ricordo che presi questa lancia, erano anni che io cercavo un lavoro, cioè la picchia intera e cominciava a urlare a Dio, ma urlare arrabbiatamente non c'era nessuno. E cominciava a dirgli perché mi sono adattato a far tutto, sono accettato di far tutto, ho messo la mia laurea da parte, non sono di quelli che voglio il lavoro, ma perché mi devo trovare qui? E Dio in quel momento, in cui ero arrabbiato con lui, anziché fulminarmi, mi disse: perché sono anni che quando preghi vieni a chiedermi di diventare, così mi disse, preghi di diventare un insegnante, come esci da quella stanza da cercare altro? E mi chiuse la bocca, ovviamente. Così quel giorno mi licenziai, non quel giorno, un minuto e mezzo dopo mi licenziai, avevo il contratto a tempo indeterminato da firmare, non lo firmai. E da lì Dio aprì delle porte sovrannaturali, cominciai addirittura a insegnare 2 anni prima dell'abilitazione. Se ascoltare la voce di Dio può far cambiare il percorso della tua vita. Quindi questo argomento è molto importante. Oggi Dio ci parla per mezzo della voce dello Spirito Santo. Come la riconosci? Quando Dio ti parla, lo sai. Non hai bisogno. Perché? Perché tu vieni da Lui. Dio non è qualcosa di esterno a noi. Noi veniamo da Lui. Noi siamo stati creati in Lui. Siamo stati in un certo fuoco. Quando Dio, in Genesi 1, quando ha creato tutte le cose che ci sono, ha parlato alla cosa da cui dovevano uscire e a cui dovevano rimanere collegate per vivere. Quando ha creato i pesci, ha parlato all'acqua. Le acque brulichino di pesci. È straordinario questo. Non ha detto siano creati i pesci. Dio ha parlato all'elemento da cui le cose dovevano sgorgare e a cui dovevano rimanere collegate per vivere. Se tu togli un pesce dall'acqua, da sicuro, perché lo faccio spesso, muore. Quando ha creato le piante, non ha detto siano le piante, ha parlato alla terra, perché le piante da dove escono? E a cosa devono rimanere collegate per vivere? Ok? Quando ha creato noi, ha parlato a se stesso e ha detto facciamo. Vuol dire che noi siamo usciti da Lui e che dobbiamo continuare a rimanere collegati a Lui per vivere. Quindi la sua voce, in un qualche modo, noi l'abbiamo sentita nell'eternità, quando eravamo in Lui. Quando ti parla è la voce più intima che tu possa aver sentito. Più intima della voce di tuo padre, più intima della voce. Mi è mai successo, l'altra sera, se vi ricordate, alla conferenza, io ho avuto una parola, avevo detto 2 minuti prima, la profezia colpisce il cuore e prega le ginocchia. C'è stata una profezia e una sorella è crollata in ginocchio, non so se vi perché? Perché quando Dio parla ti trapassa il cuore, ti tocca il cuore, ti può dire arrampicati con la lingua sul K2 e tu vai con la lingua sul K2 e fai quello che lui ti dice, perché è una voce intima, non è esterna, è dentro. Allora, prima fortezza da battere: Dio non è esterno, ma Dio è dentro di te. Dio è dentro di te. Secondo, Gesù ha detto che tu ascolti la sua voce. Quindi aspettati di sentire la sua voce. A volte la senti come una distrazione, qualcosa dentro di te che è accompagnato da un profondo senso di pace. Questo è un modo per sentirlo. Quando Dio ti parla è accompagnato da un profondo senso di pace. Ti dà pace, anche se è una cosa che tu non vorresti fare, ti mette pace. La voce di Dio suona nella pace. Ve lo faccio vedere. Lettera di Giacomo, un po' più avanti, un po' più avanti, dopo la lettera agli Ebrei. C'è la lettera di Giacomo al capitolo 3, verso 18.
Ce l'avete? Il frutto della giustizia si semina nella per coloro che si adoperano per la pace. Dio semina il frutto della giustizia, ma anche la sua parola, nella pace. Se una parola non ti dà pace, non è da Dio. Numero uno. Come discernere la voce di Dio? Se una parola non ti dà pace, non buttala via, perché non è da Dio. Quando una persona viene e profetizza, se quella parola non ti edifica, non ti consola, non ti incoraggia e non ti dà pace, ma ti deprime, ti mette dubbio, ti mette ansia, non è la voce di Dio. La voce di Dio dà pace. Ok? A volte Dio non parla dicendoti una frase, ma ti deposita qualcosa dentro il cuore. Sai che devi fare qualcosa. A volte il Signore ti dice: voglio che tu vada a parlare a quella persona. Non senti la voce, sai che Dio ti ha detto di andare a parlare a quella persona là. E tu, ascoltate, più ubbidisci, più la sentirai chiara la volta dopo. Più disubbidisci, meno la sentirai chiara la volta dopo. A volte, spesso, dovrete fare un passo di fede per ubbidirgli. Ma spesso, anche con la profezia è così. Senti che il Signore vuol dire qualcosa e più delle volte noi lo buttiamo via. Perché è una voce sommessa, non è una voce forte, è una voce sommessa. Dio può parlare nei sogni. Io ho visto realizzarsi un sogno che Dio mi ha dato per un anno intero, ci potete credere? Un anno intero me l'ha dato qualche giorno fa. Un anno intero Dio mi ha dato un sogno, lo stesso sogno, mi perseguitava. Era una cosa allucinante, non sapevo più come fare, era un sogno brutto a quel tempo perché parlava della fine della Chiesa. Quando ancora, e io cominciai a fare un sogno, il primo sogno, mi ricordo che lo sognai la nostra congregazione all'interno di un cinema. Avete presente le seggioline rosse, morbide dei cinema? Questo cinema aveva una luce soffusa, come quando i cinema spengono le luci, no? E c'era l'assemblea, e un fratello mi ricordo in particolare, poi ho capito dopo perché, l'assemblea cominciava a sonnarsi. E io cercavo di tenere la sveglia, non vi addormentate, adoriamo il Signore. E l'assemblea cominciava piano piano a addormentarsi, il sopore. Mi ricordò quando la tentazione venne nell'orto degli ulivi e i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, si addormentavano e Gesù diceva: non vi addormentate perché è il momento della tentazione, rimanete svegli. Da lì tutti i sogni dopo erano ambientati in posti diversi dove c'era un grande luogo, un grande capannone con tante sedie. Ma dei nostri ce n'erano pochi e poi c'erano persone che non conoscevo e io ero disperato, dicevo: ma a me non interessano tutte queste persone, ma i miei dove sono? E ne vedevo qualcuno, c'erano, però la maggior parte erano persone che non conoscevo e venivano da fuori, e questa gente che arrivava, e questo è durato per un anno. E poi dopo ho capito, oggi, che cosa mi preparava quel sogno là. Come si fa a riconoscere quando un sogno è da Dio? Quando un sogno è da Dio ti si imprime, e normalmente non lo fai una volta sola. Nel libro della Genesi è scritto che quando Giuseppe fece un sogno, scusate, il faraone fece un sogno due volte, quello delle sette vacche grasse, delle spighe grasse, e Giuseppe gli disse: siccome l'hai fatto due volte, è qualcosa che Dio ha decretato. Normalmente quando il Signore ti dà un sogno può succedere che questo sogno sia un sogno ricorrente e tu sai che è un messaggio da Dio. Lo sai dentro di te, magari non lo capisci completamente, a volte il Signore te lo chiarisce, a volte lo capisci dopo molto tempo. Mi ricordo tanti anni fa, più di 10 anni fa, avevo portato un ragazzo a Cristo, 4-5 sere prima, quindi non lo conoscevo. Il Signore mi dà un sogno. Questo sogno, non ve lo dico perché altrimenti si potrebbe capire chi era, vi spiego. Il Signore mi diceva: stai attento perché quella persona ti tradirà. E io disse: non è possibile, questo è dal diavolo. Eppure io sapevo dentro di me che quel sogno era da Dio. Non è che hai fatto una scuola per saperlo, lo sai, dentro di te lo sai. Sai che quel sogno è da Dio. E quando negli anni, io ho sempre tenuto gli occhi aperti, sempre. E con alcuni fratelli che mi dicevano: no, ma guarda, ti sbaglio, sempre detto,
Adesso sì, a quello che vedo posso dire che quel sogno era sbagliato, ma io so che quella parola me l'ha data Dio e dopo 10 anni era così. Dovete stare attenti perché il Signore parla in un sacco di modi. Vi parla attraverso la voce interna, sentite che il Signore ti mette qualcosa dentro. E un'altra capacità, un'altra particolarità di quando Dio parla è che il Signore può dirti una frase lunga. Ma mentre l'uomo, quando l'ascolti, passa del tempo dall'inizio della frase alla fine della frase, quando Dio ti parla, la senti tutta insieme. Può essere una frase lunga e la senti in un lampo, tutta. Perché? Perché Dio è fuori dal tempo. Ok? Lui non è nel tempo. Quindi lui ti dice una cosa, ma te la dice intera, in un lampo, tutto c'hai davanti. Magari è un concetto che per spiegarlo ci metti 20 secondi. Ma quando lui te lo dice, ce l'hai, nel momento che te lo dice, ce l'hai tutto, lo senti tutto intero. Ok? Questo è un altro modo per discernere la voce dello Spirito Santo. Un altro modo per rendersi sensibili, perché il problema non è che Dio parla, è scritto nella Bibbia. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non gli bada, è nel libro di Giobbe, no? Il problema non è che Dio non parla, il problema è che siamo noi non lo ascoltiamo. Un modo ottimo per rendere il nostro spirito, perché abbiamo visto che lo spirito dell'uomo era lampada del Signore, sensibile alla voce di Dio è pregare nello spirito. Quando preghi in lingua e preghi nello spirito, il tuo spirito si muove, si mette in movimento e diventa sensibile. Dopo aver pregato in lingua, normalmente si manifestano le profezie, i doni dello spirito, le parole di conoscenza. E allo stesso modo diventa facile essere recettivi alla voce dello Spirito Santo. A volte, quando io prego in lingue, a un certo punto il Signore mi parla, è come se mi distraesse, mi fermo, perché è Dio che mi parla. A volte ti ricorda una cosa, a volte semplice, non è che ti parla delle grandi cose di teologia. A volte io mentre pregavo il Signore mi ha detto, oggi avevi un appuntamento, te lo stai dimenticando. È vero. Noi dobbiamo aspettarci che il Signore ci, come un babbo, si occupi delle cose quotidiane, invece noi crediamo, anche questa è una fortezza, che Dio sia interessato solo alle cose spirituali, ma tutte le cose sono spirituali. Il tuo lavoro è spirituale, i tuoi figli sono spirituali, il tuo hobby è spirituale, lo ripeto, il tuo hobby. No, lo dico perché Dio mi ha frustato su questo, non corretto. Devi andare a Devi pesca, andare a devi pescare, andare a devi pescare. andare a pescare, devi andare a pescare, non ci volevo andare, cioè no, io devo stare a pregare per la mia comunità, vai a pescare. Poi un giorno mi manda un uomo di Dio che mi ha dato una mazzata e io lo sapevo che era da Dio perché Dio me l'aveva già detto e mi disse voglio che tu vada a pescare. Invece sei a pesca ti pare. Sì, perché fa bene, perché un hobby ti rilassa, perché ti distende, perché Gesù non è venuto a rubarci le cose, la vita, è venuto a darcela, è venuto per farci vivere le cose in un modo diverso, ma non è venuto a rubarci. Quindi dovete aspettarvi che il Signore vi guidi nelle piccole cose, non solo nelle grandi cose. Ma quando sentite nel vostro cuore una mozione a far qualcosa, seguitela, perché a volte vi porta in grandi tesori. Seguire il nostro spirito, Dio, lo spirito, vi ricordate quando parlate della candela? La fiamma dello Spirito Santo è nel nostro spirito, ci dirige, lo spirito dell'uomo è una lampada del Signore, ci dirige interiormente, senti come un senso di pace. Ad esempio, quando siete mai trovati in situazioni in cui non sapete che scelta prendere, una cosa da non fare mai, e ci si casca tutti, è non mettere Dio davanti a due scelte. Ad esempio, Signore, devo scegliere A o devo scegliere B? Non è mai successo che avete un bivio davanti. Allora, numero uno, chi ha detto che A è B e non può esserci anche C? Se tu chiedi Signore A o B, stai facendo la domanda sbagliata. La domanda è Signore dove? Vedi, il discepolato si impara un sacco di... Mai mettere Dio davanti a due scelte, perché probabilmente il Signore ha M. Non ha A o B, tu vedi quello, ma Dio vede molto, quindi non mettere mai Dio nell'angolo davanti a due scelte. Davanti a due scelte può darsi che tutte e due devono essere, nessuna delle due. Ok? E il Signore spesso ti fa sentire un semaforo verde, un senso di pace verso qualcosa. Se davanti a una scelta non senti pace, non farla. È il tuo spirito che mette luce rossa. Oggi noi abbiamo lo spirito in noi, ma dobbiamo usarlo.
Ora è brutto usarlo perché lo Spirito Santo è una persona, ok? Però nel senso dobbiamo lasciarci, ok? Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Impara a sentire, ad esempio, la direzione della pace del cuore. Se una cosa, la tua testa ti dice sì, ma il tuo spirito senti qualcosa che non lo fare. O non è il tempo o non è da farsi. Piuttosto non far niente. Ricordatevi una cosa, Satana vi metterà sempre fretta. Ricordatevi questo. Una delle armi di Satana è la fretta. La Bibbia dice nel libro dei Proverbi, chi ha fretta sbaglia strada. Quindi quando avete fretta, posate la fretta, rifiutatela la fretta e ci si casca tutti. La fretta, qualcuno ha detto, è una cattiva consigliera ed è vero. Dio non mette mai fretta, tutta l'eternità. Ma il diavolo ha fretta perché sa che verrà gettato nello stagno di fuoco. Il diavolo ha poco tempo, ma Dio ha tutta l'eternità. Quindi se sentite fretta, non è mai Dio. Potete sentire una spinta, allora sì, ma il senso della fretta è quello che ci frega, perché non c'è pace nella fretta e Dio lavora nella pace. La Bibbia dice Dio non è un Dio di confusione, tanti dicono è un Dio di ordine. Paolo non ha detto così. Paolo ha detto Dio è un Dio di pace. Ok? Se non ti dà pace, non lo fare. Impara a seguire quello che il tuo spirito. Se qualcuno. Se io vengo a dirti, guarda, fai questa cosa e tu senti dentro di te che è qualcosa che il tuo spirito non può ricevere, non hai pace, tu devi, non devi dire io ubbidisco al pastore, devi dire altri non ho pace per questo, possiamo pregare. Dovete farlo. Perché il Signore ci guida non per mezzo dei pastori. Il Signore ci nutre, ci può istruire per mezzo dei pastori, ma il Signore ci guida per mezzo dello Spirito. Voi avete lo Spirito, non avete bisogno di qualcuno che vi dica cosa dovete fare. Perché se il Signore ti dice voglio che tu domani entri in quel negozio e tu parli a quella persona, tu non devi venire a me a dirmi ma è il caso o non è il caso. Che ne so, l'ho detto a te. Vai dal Signore. Se è una cosa che riguarda una dinamica di chiesa, allora certo, prima di prendere le decisioni si fa un discernimento comune, ne parliamo. Però ci sono delle cose in cui voi dovete sapere che non siete qui a rimorchio. Che voi siete dei burattini che io comando, no, io sono qui a insegnarvi delle cose perché voi possiate metterle in pratica e essere guidati dallo Spirito Santo. E a volte lo Spirito Santo vi può chiedere delle cose strane. Durante un culto, il Signore vi mette davanti una faccia di una sorella e il Signore ti dice: voglio che tu vada a pregare per lei. E tu prendi e vai a guidare a pregare per lei. Semplicemente. Cosa devi dirgli? Forse il Signore non te lo dirà finché non ci vai a parlare, perché Dio non ti dice tutto, ti dice intanto vai. Vi ricordate quando a Filippo in Atti 8 dice vai sulla strada vuota? Ve lo faccio vedere questo passo che ti insegna molto sul come ascoltare la voce di Dio. Atti degli Apostoli, capitolo 8, verso 26. Qui è un angelo del Signore che parla, ok? Non è lo Spirito Santo, è un angelo. Può essere anche un angelo che parla. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno, cioè verso sud, sulla via che scende da Gerusalemme e scende a Gaza, essa è una strada deserta. È fantastico questo, geniale. Cioè, il Signore viene e ti dice: vai in quella strada dove non c'è nessuno. Ora, è normale, se andiamo. Rimandi una strada non c'è nessuna fa che. Eppure Filippo, che non è nemmeno l'apostolo, era un diacono, ha preso, è andato. E a volte il Signore ti dice di fare quello, fai quello. E quando ti dice di farlo, ti assicuro che lo senti che è Dio. Lo senti che è Dio. Allora, perché a volte le persone non sentono Dio? Perché hanno una fortezza mentale. Stasera io sento che questa fortezza è caduta. E mi verrete a dire, oh, ma lo sa qualche giorno dopo. Il Signore mi ha messo nel cuore di fare quello, l'ho fatto e è successo un miracolo, veramente. Ma delle cose, sono state delle testimonianze, ma anche nella mia vita, delle cose allucinanti. Il Signore ti mette nel cuore di fare delle cose e dici, ma Signore, hai sentito bene? Hai pregato prima di dirmelo? Una volta a me ha portato fuori il cane e era seduta sulle panchine. Alza la voce, se no non ti sento. Se dicevo, una volta ero fuori a portare fuori il cane, mi misi fuori a sedere sulla panchina. E dall'altra parte della strada, su una panchina,
girata verso il mare, c'era una ragazza. E sentì forte dentro il mio cuore, mi diceva: vai verso quella ragazza. E dicevo: sì, ma, cioè, sentì come veniva da lui questa cosa. Dice: vai a dirgli che io gli voglio bene. Volte. Insomma, poi sai, non avevo, sentivo che doveva andare, perché era una cosa che poi non avrei avuto, cioè, tornando a casa, se non lo facevo, avevo un ripensamento dentro di me sicuramente. Insomma, attraversava la strada, il campo, facevo passare davanti, questa qui guardava verso il mare, nemmeno si girò verso di me. E io mi fermai, però gli dissi: credi in Gesù? Dice: sì. Allora gli dissi: Gesù ti vuole bene. E poi andò via subito. Prima ci ripensi. Prima ci ripensi. Però andando via poi avevo, come dire, quello è fatto. Normalmente quando il Signore vi chiede di fare qualcosa e non la fate, perdete la pace. Altro modo per discernere la voce di Dio. Quando Dio ti chiede qualcosa, il cuore è nella pace di farla, ma la mente comincia a mettere tutti, sì, i suoi problemi. Sì. Sta mente. Perché noi veniamo da una cultura occidentale che è figlia dei greci. Ragione. Che è importante, eh? Non è che non dobbiamo usare la ragione, ma la ragione va usata insieme con lo spirito. Invece noi siamo tutti razionali, poco spirito. Dobbiamo essere equilibrati. La ragione è un dono, ma non deve diventare la guida. La guida è lo spirito, non è la ragione. La ragione viene illuminata dallo spirito. Quando il Signore ti dice di fare qualcosa e non lo fai, per discernere se te l'ha chiesto Dio, tu non lo fai e perdi la pace. E sai che finché non l'hai fatto, non avrai la pace. Quando lo fai, ritrovi la pace. Quello è un modo di discernere che il Signore ti ha messo nel cuore. Quindi, attenti. Egli si alzò e partì. Vedete l'ubbidienza? Non si è messo a dire: però sarà Dio, o sarò io, o sarà il diavolo, ma non c'è nessuno. No, lui si è alzato e partito. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E sapete la storia. Si avvicina e il Signore gli dice: raggiungi quel carro e vai a parlare a quell'uomo. Vedi che gliel'ha detto a tappe, non gli ha detto tutto. Perché se ci dicesse tutto non lo faremmo. Dio un pezzettino, intanto vai. E gli dice: raggiungi. Lui, guarda caso, quell'uomo era coincidenza perfetta. Dio sapeva che stava per passare di lì, vai lì. E stava leggendo Isaia 53. Guarda caso. Il passo dove dice che il castigo per cui abbiamo pace, no? Parla della croce. E Filippo gli chiede: ma lo capisci quello che stai leggendo? E lui dice: come faccio se nessuno me lo spiega? Allora lui gli spiegò che quel passo parlava di Gesù. E da lì lo portò a accettare Gesù e l'ha battezzato. In quel momento. Salvato. Poi leggetevelo a casa tutto il brano, Atti 8. E dice che quell'uomo, tutto contento, salvato, battezzato, se ne ritornò in Etiopia. La tradizione ci dice che quell'uomo ha portato il Vangelo a tutta l'Etiopia. Amen. Perché un uomo ha dato retta alla voce dello Spirito. È così importante. Ora, questa è la parola di Dio, ok? È il Logos. Un modo per vedere se quello che hai sentito è da Dio, provalo sulla parola. Se è in accordo a quello che la parola di Dio dice, se ti dice Gesù è un extraterrestre, vieni, facciamo liberazione. Quindi filtralo. Se ti dice: tu senti che devi perdonare un fratello, e questa voce ti dice: no, non è ancora il momento di perdonarlo, ti assicuro che non è Dio, perché il Signore dice: perdona 70 volte 7. Quindi è un modo di dire. Quindi il fondamento della parola è quello che ci dà. Lo Spirito Santo che ha ispirato la parola non può dirvi qualcosa che è contrario a quello che lui ha dato come rivelazione definitiva. Quindi, il modo per discernere deve dare pace. Ok? Due, deve essere in linea con quello che dice la Scrittura. E quando vi mette... Terzo, è qualcosa che è dentro di voi.
non è esterno, non è un affatto mentale. A volte la mente anzi comincia a protestare, però non me la sento, però se non è da Dio, però... Quindi sai che non è da te. Se la mente è contro quello, vuol dire che non è una cosa della tua mente. Logica, no? Quando la mente comincia a dire, ma sarà, non sarà, ti assicuro che è, perché è più facile invece che quelli che 30 volte al giorno, Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, Allora che Dio... Parla a nessun altro sulla terra perché è occupato solo con te. Quindi, essere persone equilibrate, persone semplici, ma aspettatevi, voi da domani mattina dovete alzarvi e la mattina orientate subito il vostro cuore, anche mentre fate le vostre cose, orientandolo verso il Signore. Signore, sono qui che ti lodo in questo momento, il mio cuore è... Faccio quello che devo fare, parlo con i miei figli, faccio quello che devo fare, ma il mio cuore è orientato e tenete sempre quella fiamma presente perché Dio vi parla lì. E più voi imparerete nelle piccole cose a ubbidirgli, più imparerete quanto è facile, veramente. È facile se un bambino viene guidato dallo Spirito Santo. Pensate che gli apostoli non avevano fatto scuole bibliche, erano ignoranti, analfabeti, gente che non sapeva nemmeno scrivere. Pensate che Pietro si è fatto scrivere la lettera probabilmente da Marco, perché non sapevano scrivere. Paolo era istruito, ma Pietro, e quando il Signore gli ha dato quella visione del lenzuolo che gli stava dicendo, devi andare a usare le chiavi che io ti ho dato per far entrare i gentili nel regno di Dio, infatti i primi gentili, Cornelio e la sua famiglia, li ha fatti entrare Pietro. Infatti Gesù aveva detto a te darò le chiavi e lui le ha usate e ha fatto entrare i gentili, con la prima predica 3.000 salvati. Lui ha avuto una visione, poi il Signore gliel'ha spiegata. Quindi se Dio vi dice qualcosa, Dio è in grado di spiegartela. Invece tanti vengono, ho avuto quell'immagine, ma non la capisco. Ma scusami, ma se Dio te l'ha detta, dà per scontato che tu la puoi capire. Allora magari gliel'hai chiesto, cosa vuol dire no? Ma se il Signore mi dà un'immagine, a me, vuol dire che sa che io posso comprenderla. Allora, se vi dà un'immagine, un sogno, una visione a volte, no? Magari non la capite, prima di arrivarci con le vostre, andatela al Signore a dire, Signore, grazie che me l'hai data, per favore spiegamela. Poi magari arriva anche la conferma. Poi arriva la conferma. Ve lo faccio vedere questo. Vi faccio vedere come inizia il ministero profetico di Geremia, voglio dire, mia scufieri, eh. Geremia, cioè uno dei più grandi profeti della Bibbia, guardate come inizia il suo ministero. Geremia 1. Volevo dire, se noi ci affidiamo completamente al Signore, spesso lui ci dice anche come pregare, Sì. perché a me, vero? Ti Perché guida. tante volte mi viene di dire delle cose che non mi ero preparata. Lo sa quando mi metto a pregare. Io normalmente prego tanto tempo nello spirito, poi lo alterno a preghiera in italiano. Io non prego quasi mai quello che io ho preparato di pregare. A volte dico, ma sono sicuro che sto pregando, perché magari mi trovo a benedire persone e avrei sgozzato vive 2 minuti prima. È vero, cioè nella carne, è inutile essere ipocrita. Siamo così, cioè uno magari ti ha fatto arrabbiare, ti ha fatto del male, vorresti vedere le sue viscere sparse intorno a tutta la città sul sale. Poi ti metti a pregare e lo Spirito Santo comincia dal tuo cuore, non è una forza, ti sgorga da dentro. Senti che è il cuore di Dio, ce l'hai dentro di te, che sta prendendo, fortunatamente, il sopravvento sulla tua carne. Pregare nello Spirito in lingue fa sì che la nostra carne sia sottomessa allo Spirito. Quando normalmente nella vita normale noi siamo così, carne, spirito. Quando preghi in lingue, boh, la carne è sotto, quindi lo spirito può guidarti. Paolo dice, se vi lasciate guidare dalla carne avrete morte e distruzione come frutto, ma se vi lasciate guidare dallo spirito avrete pace e vita. Ok? Geremia, al verso 11, inizia per la prima volta a sentire la parola di Dio. E voglio dire, credo che lui l'abbia sentita, ma era un ragazzo. Geremia è iniziato, era un ragazzo. Timoteo era un ragazzo. Non me lo immaginate Geremia il barbone, perché era un ragazzo di 16-17 anni. Non dire sono un ragazzo, no? Ma vai a tutti quelli a cui io ti manderò, perché Geremia non ci voleva andare. Guardate, verso... No, partiamo dal primo, al 4. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Questo vale per tutti noi.
Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e costituito profeta delle nazioni. Ora, immagina che ti a 17 anni senti un discorso del genere, profeta delle nazioni. Perché noi lo leggiamo, no? Geremia lì sul monte, col mantello, ma non è così, questo era un ragazzo, non me lo immaginavo. E lui rispose, sì, signore. Guarda cosa ha detto? Ahimè, signore. O imena, se era pescato diceva o imena. O imena. Signore Dio, io non so parlare, già uno. Non so parlare, ma perché noi non siamo così? No, sì, ma Vedete che siamo uguali. Noi invece vediamo, ma io non sono mica Geremia. Guarda, Geremia dice le stesse cose che dicevi te. Non so parlare. La fa la testimonianza, ma io non so parlare. Quanti qui non hanno mai detto non so parlare? Dai. Allora, è consolante la Bibbia. Perché noi vediamo questi grandi uomini di Dio, ma erano uomini fragili. È il grande Dio che li ha guidati, ma uomini erano uomini semplici. Io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Quindi rilassati, puoi essere il profeta delle nazioni, ok? Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, vedi? Gli comincio a mettere a posto i pensieri. Anche te, non dire, ma io sono una povera casalinga, non dire, perché tu andrai a fare tutto quello che Dio ti dirà di fare. Non dire sono ragazzo perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò. Cioè, vedi, il Signore non è che contratta tanto. Cioè, se lui l'ha deciso, lo fai, punto. E dirai tutto quello che io ti comanderò, punto. Ti va bene, Geremia? Perché se ti fa, è così. E se non ti fa, è così lo stesso. Non li temere perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Perché ti preoccupi? Se il Signore ti chiede di fare qualcosa, ti dà sempre la risorsa che lui chiede. Non chiederà mai le tue capacità, ascoltate. Tu lo servirai, dice Pietro, con la potenza che viene da lui. Se lui ti chiede di fare qualcosa, ti dà la risorsa per cui te lo chiede. Se lui ti chiede di parlare, lui ti darà le parole. Se lui ti chiede di servire, lui ti dà il cuore e la forza. Se lui ti chiede qualcosa, puoi dire amen, perché quello che ti chiede, lui te lo fornisce. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni, sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Cioè tu sradicherai tutto quello che non è da me e pianterai tutto quello che io ti do. Poi dopo dice, poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Geremia, che cosa vedi? Quindi lui ha avuto una visione, come quelle che accadono a noi quando preghiamo, un'immagine. Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. Cosa semplice, cosa hai visto? Un ramo di mandorlo, però non gliel'ha spiegato subito. E il Signore mi disse: hai visto bene? E poi gli spiega cosa vuol dire quella visione. Perché io vigilo, perché? Perché la parola shoked in ebraico vuol dire sia vigilare che mandorlo. Gli ha fatto un gioco di parole. Capito? Perché la parola shoked in ebraico vuol dire sia vigilare che vuol dire mandorlo. È un giochetto, è un enigma. Io ho detto: hai capito bene? Perché io, è come dire, perché io mandorlo sulle mie parole, no? Perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Quindi gli ha dato la visione, ma non gliel'ha spiegata subito. Gli ha detto: cosa vedi, Geremia? È un mandorlo, ma che vuol dire mandorlo? Ora te lo spiego. Quindi quando il Signore fa vedere qualcosa, imparate ad andare da Lui. Magari non ve lo spiega subito, vi darà un sogno. O ve lo farà capire. Se Dio vi parla, Lui è un babbo, lo sa come fare. Non dovete voi fare la parte del padre. Perché noi a volte facciamo la parte dei figli e la parte del padre. Come se un bambino dicesse: ma stasera me lo daranno da mangiare? Ma quando faccio la cacca me la daranno? E poi riuscirò a sentire la voce di mamma quando mi chiama. Ma noi abbiamo fatto così. Perché con Dio, che oltretutto è un po' più perfetto dei nostri genitori umani, dovremmo farci questo problema come se Dio non fosse in grado di guidarci. Sono fortezze che abbiamo nella mente, perché dobbiamo solo prendere consapevolezza che Dio è reale davvero, che lo Spirito Santo è veramente una persona che parla, che lo Spirito Santo è veramente dentro di noi, che non ce l'hai un po' meno di quanto ce l'avevano loro, ce l'hai uguale. Però vedi cosa ha dovuto fare con Geremia? Non dire sono un ragazzo, non dire non so parlare, non dire, perché con la nostra bocca
ci creiamo dei complessi sul quale il diavolo va a nozze. Noi dobbiamo essere dei bambini, semplici, e dire al Signore: Signore, parla, come diceva Samuele, lui diceva il tuo servo, noi diciamo il tuo figlio, ti ascolta, parlami. Iniziate la vostra giornata dicendo: Signore, Spirito Santo, ti do le redini di questa giornata. Lo inizio e ti dico: oggi guida questa mia giornata, fino a stasera fammi vedere le meraviglie, mandami dove vuoi, fai quello che vuoi, io sono qui. Ma vi assicuro, una volta, una quindicina d'anni fa, uscì di casa e disse: Signore, oggi voglio che tu mi guidi in qualcosa di grande. E il Signore mi disse: va alla fermata del pullman. Io non prendo mai il pullman, mai, credetemi, mai il pullman, il Piombino non l'ho mai preso. E lui mi disse: va alla fermata del pullman. Andare alla fermata del pullman e non accadde niente, però sentivo risalire sul pullman. Disse: mi farò un giretto al pullman. Molto su questo giretto c'era una ragazza seduta accanto dove si firmava il biglietto, e il Signore mi disse: voglio che tu parli di me a lei. Io gli parlai e lei cominciò a piangere e mi disse: tu sei venuto in uno dei giorni più difficili, non so se lui aveva perso la mamma o qualcosa. Le parlai, dice, facevo tutto il giro di Piombino sul pullman, io le parlai di Gesù, la portai al Signore, poi scesi, non so che fine ha fatto, ma so che quella ragazza ha ricevuto Gesù. Amen. Amen. Perché mi disse: vai a fermare il pullman. Sono cose che quando le vivi ti accorgi che non c'è niente di impagabile. Quindi lo Spirito Santo è anche molto rispettoso. Se noi lo chiudiamo fuori dalla nostra vita, lui sta lì. Se noi diciamo: Signore, io sono qui, passa attraverso di me, muovimi, insegnami a riconoscerti, parlate a lui come una persona. Gesù mi ha promesso che tu avresti preso le cose sue e me le avresti annunciate. Quindi lo Spirito Santo parla per Gesù. Lo Spirito Santo prende la voce, la volontà di Gesù e ce la dà. Non è un'altra persona, è il suo Spirito. Quindi Gesù ci guida per mezzo del suo Spirito, della voce dello Spirito Santo. Cominciate a entrare in questa mentalità. Domattina quando vi alzate dite: Signore, insegnami a riconoscere la tua voce. Fammi vivere nel soprannaturale. Fammi sentire nella semplicità e nella quotidianità la dolce e sommessa voce dello Spirito Santo. Insegnami a essere guidato da te e a riconoscerti. Tu l'hai promesso, le mie pecore ascoltano e riconoscono la mia voce. Amen? Amen. Lo farete? Sì. Lo farete anche voi? Sì. Hanno detto sì. Bene. Che Dio vi benedica. Ci vediamo il prossimo martedì. Ciao. Ciao.